ai piedi della statua di Lady Baviera, tutti gli anni, alla fine di settembre, ha luogo la più grande festa folcloristica del mondo. L'Oktoberfest è oggi uno dei paradisi del divertimento più amati in assoluto. Per gli abitanti di Monaco è una tradizione, ma ultimamente circa 8 milioni di visitatori si fanno gettare in aria, centrifugare o catapultare in cielo. Per chi vuole qualcosa di più calmo, ci sono le giostre classiche e antiche, originali bavaresi. L'Oktoberfest è anche una tentazione per la gola. Un motivo in più per spassarsela. Ci sono spuntini per tutti i gusti. E come sempre a Monaco, troviamo alta tecnologia e tradizione una accanto all'altra. Pensiamo al tobogan, una specie di nastro trasportatore che da decenni garantisce il divertimento. Si sale su questo nastro velocissimo. Donne e bambini hanno bisogno di un piccolo aiuto. Hey, sembra facile! Mentre i signori uomini devono farcela da soli. Ma persino gli angeli a volte si trovano in difficoltà. Per scendere invece, nessun problema. Ci riescono tutti da soli. A questo punto c'è bisogno di rinforzi. E all'Oktoberfest questo vuol dire birra e festa. In queste tende giganti il buon umore sembra non avere né limiti né barriere linguistiche. Il divertimento pare essere internazionale. Un brindisi a Monaco e alla sua grandissima voglia di vivere e all'atmosfera accogliente che ci regala. E da mangiare 100 buoi, 500.000 di polli, oltre 10.000 maiali e più di 6 milioni di litri di birra vengono consumati ogni anno durante queste due gloriose settimane. L'Oktoberfest, ogni anno, alla fine di settembre, ai piedi di Lady Baviera.